C'era anche Legacoop Forlì Cesena tra le organizzazioni che hanno aderito all'iniziativa Il Salotto delle Donne il 600, organizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per mostrare alle donne che partecipano alla vita economica forlivese il ruolo del pittore Guido Cagnacci, protagonista della mostra che sta andando in scena ai Musei San Domenico di Forlì. Dopo Palmezzano e Lega, Cagnacci, una mostra molto importante, una mostra prestigiosa e che sta andando tra l'altro anche molto bene e che si arricchisce tra le altre cose anche di una iniziativa come quella appunto di oggi, quindi un'occasione di lettura e approfondimento per far vedere ad un pubblico sempre più ampio il museo e la mostra. Ma credo che sia molto importante e merita e vale la pena sottolinearlo questo fatto, che gli imprenditori o come devo dire le imprenditrici femminili di queste organizzazioni, la Confartigianato, la Confesercenti e altre, la Lega Coop e altre, la Conf Cooperative e altre organizzazioni che sono quelle che hanno preparato questa bellissima iniziativa, abbiano pensato a questo incontro, a questo momento di riflessione per prepararsi meglio alla visita del Cagnacci e per capire meglio la pittura del Cagnacci. Io credo che la mostra, sia da parte della Fondazione, sia da parte dell'amministrazione comunale, sia stata fatta proprio anche per questo motivo, cioè per creare in città delle occasioni di approfondimento culturale sui temi che la mostra suscitava e sui temi attorno ai quali la mostra si muoveva. Ed in effetti se noi vediamo, abbiamo presente le bellissime pitture del Cagnacci, noi ci rendiamo conto come il 600 sia stato un secolo che si è mosso fra la riforma e la controriforma, fra il misticismo e l'erotismo, in sostanza un secolo pieno di contraddizioni, ma un secolo che fra l'altro è stato il secolo delle scoperte scientifiche, è stato il secolo di Galileo Galilei, è un secolo sostanzialmente di preparazione e questo credo che valga la pena esaminarlo, spendere qualche momento di riflessione in questa direzione. Le mostre sono state fatte sia a Palmezzano che Lega che Cagnacci, le mostre le abbiamo fatte anche per questo. Ecco, all'interno di un secolo contraddittorio, una figura come quella di Cagnacci che non è soltanto una delle tante, ma un vero protagonista, come è stato sottolineato non a caso anche nel titolo di questa mostra. Sì, l'ambizione della mostra è questo, giustamente lei lo metteva in evidenza. L'ambizione della mostra è quella di far vedere, perché è proprio il termine giusto, far vedere e far anche capire che il 600 non è stato solo, come dice il sottotitolo della mostra, Caravaggio e Reni, pittori meravigliosi entrambi, con contrapposte diverse caratteristiche, ma è stato anche il secolo di Cagnacci. Grande pittore, per molto tempo ignorato e non sufficientemente riconosciuto, l'ambizione della mostra è quella di rivalutare Cagnacci e di considerarlo come non un comprimario, ma un protagonista, assieme a Reni e a Caravaggio, dell'arte del 600. Da un anno, cioè dai tragici fatti di Catania Palermo, gira l'Italia per parlare ai giovani e metterli in guardia sul rapporto tra violenza e sport, affinché il sacrificio del marito non sia stato vano. Marisa Grasso, vedova dell'ispettore capo di polizia Filippo Racciti, è stata a Forlì lunedì 28 aprile, ospite di un incontro sponsorizzato anche da Lega Coop Forlì Cesena. Signora Racciti, qual è il senso della sua partecipazione a questa iniziativa? Il titolo parla da sé, lo sport che vorremmo. È uno sport ovviamente senza violenza, uno sport pulito, piacevole, uno sport anche senza servizi di polizia. Perché alla fine guardare una partita di calcio, passare un'oretta insieme, non obbliga che ci sia un servizio di ordine pubblico. Lo sport che vorremmo, uno sport sano. Lei incontra molti giovani, i giovani chiedono questo. Io vado a parlare con i giovani perché chiedo collaborazione, perché se le cose debbano cambiare, allora tu per prima devi aprire te stessa e il tuo cuore ai ragazzi. E sento l'ascolto, spero che questo ascolto venga coltivato, fatto proprio e messo in atto con esempi educativi.
Tra gli organizzatori dell'iniziativa anche un gruppo di studenti che stanno partecipando al concorso Bella Copia. All'incontro hanno partecipato numerose personalità del mondo sportivo, giornalisti, arbitri e anche il presidente nazionale della WISP, Filippo Fossati. Filippo Fossati, presidente nazionale della WISP, perché l'Unione Italiana Sport per Tutti partecipa a questa iniziativa? Beh, qui c'è un messaggio che questa iniziativa vuole lanciare ed è il costruire uno sport a misura delle persone. È uno sport a misura delle persone, uno sport che può evitare di diventare violento o di accogliere o tollerare episodi di violenza. Quindi questo è il motivo per cui l'WISP, che ci prova ormai da anni a fare sport a misura delle persone, organizza o partecipa a dibattiti come questo. Andrea Canali, dal mondo delle cooperative virtuali, è uno degli studenti che partecipa al concorso Bella Coppia di Lega Coop, ha un'iniziativa molto importante sul tema dello sport, dell'agonismo e della lealtà sportiva. Perché hai dato vita a questa iniziativa? Abbiamo visto che molti ragazzi ancora non hanno capito qual è il vero tema dello sport, cioè deve unire le varie persone, deve essere la realtà. E abbiamo deciso di organizzare questo con vari rappresentanti dello sport, che possono andare sia dalla vedova dell'ispettore Racita all'arbitro di Serie A per poter discutere su questo tema. Qual è secondo te il vero valore dello sport? Lo sport deve saper unire, deve saper educare le persone, deve sapere che c'è rispetto per tutti, sia che uno tifi per un'altra squadra che poi la pensi in modo diverso da te. Quello che vediamo negli stadi è completamente avulso da quello che succede nella società? No, è l'esatto contrario. Diciamo che è lo specchio fedele purtroppo di quello che c'è nella società per 6 giorni alla settimana. Il 7° giorno, quello del calcio, non può essere differente. C'è scarso rispetto dell'autorità, ci sono forti spinte sovversive, c'è voglia comunque di combattere, fra virgolette, contro qualcuno. Questo accade nella vita di tutti i giorni, 6 giorni alla settimana, e purtroppo questo modello viene replicato nel calcio la domenica. Cristian Brighi, arbitro di Serie A, cosa significa leale competizione sportiva? Ma lo sport soprattutto è ancora maestro di vita? Beh, se faccio l'arbitro è perché sono convinto che ci debba essere una competizione leale, per cui io sono in mezzo al campo per garantire questo tipo di competizione. Credo che il valore dello sport sia importantissimo. Ovvio che tutti insieme dobbiamo cercare di ricordarci che lo sport non deve essere fatto solamente per soldi, fame e gloria, ma anche per in questo caso tirare 2 calci al pallone, divertirsi insieme e poi magari mangiare una pizza dopo la partita e poi magari ricordare dopo qualche anno che si è fatto questa cosa qui senza moviole, senza giornalisti, senza televisioni, e anche perché deve essere divertimento. Un consiglio ai genitori che devono avviare i propri figli all'attività sportiva? Ma i genitori devono avviare i ragazzi senza dare loro troppa pressione, senza pretendere che loro magari facciano quello che non sono riusciti a fare loro nel corso della loro vita, e soprattutto direi che devono così avvicinare i giovani allo sport dando la possibilità di fare tanti sport diversi, e ognuno di questi poi ogni giovane magari trova la sua dimensione, trova il suo habitat naturale dove può esprimere al meglio quelle che sono le sue caratteristiche sia fisiche che psicologiche. Assessore Bucci, qual è il rapporto tra i giovani forlivesi e lo sport? È un rapporto buono, anche perché quando un'iniziativa come questa nasce dalla volontà di un gruppo di giovani non ancora neanche maggiorenni tutti, e di organizzare una serata, dibattito su questioni che si vedono coinvolti perché loro stessi non credono che lo sport debba essere contagiato da questi valori negativi della violenza, del non dialogo, credo che ci fa pensare a noi amministratori che abbiamo seminato bene. E noi lo stiamo continuando a fare anche con progetti rivolti soprattutto nei giovani, addirittura partendo dalle scuole elementari, per cui pensiamo di continuare a seminare bene, e questo comunque è una conferma di quello che stiamo facendo, e a loro spetta noi il compito della società degli adulti di stare vicino e di non scoraggiarli nell'affrontare tematiche importanti come queste.